Barbara, buonasera e bentornati a Golden Goal numero 942, 27esima puntata del 25esimo anno. Come vedrete a rullo per tutta la serata, la redazione di Golden Goal comunica che per esigenze tecniche e vacanze pasquali il nostro consueto ciclo settimanale delle trasmissioni riprenderà regolarmente domenica 15 aprile. Intanto ai nostri telespettatori auguriamo una felice Santa Pasqua. Passiamo quindi al ricco e qualitativo parterre di stasera, perché da noi, come sempre, solo il meglio. Iniziamo con lo studio B, dove c'è colui che ha seguito sabato, minuto per minuto, la gara tra Casalnuovo e Sant'Arpino, Antonio Izzo. Buonasera a tutti gli ospiti, a dopo. Ciao Antonio, a dopo. È un tecnico molto noto in Campania, in Puglia e in Molise, aggiornatissimo sulla Serie D, per aver allenato squadre nei gironi centrali e meridionali. Con noi Sergio Lacava. È il numero uno federale della nostra regione, un gradito ritorno, il presidente del comitato regionale campano della LND, Salvatore Colonna. Buonasera. Ritorniamo quindi allo studio B, stavolta per presentare chi oggi era a Frattamaggiore per Arzanese Campobasso, Alberto Cuomo. Buonasera Ada, buonasera a tutti i telespettatori. Ciao Alberto, tutto a posto? Tutto bene, grazie. Novità? Ne vogliamo parlare ora. Va bene, va bene. Docente delle scienze motorie, nonché allenatore laureato a Coverciano, molto noto in Campania, con noi Lello Di Pasquale. E quindi andiamo per quanto riguarda, scusatemi, non lo trovo più, come faccio a non trovarlo? Stasera è qui con noi nel nostro studio. Era al Castello di Baia per farci sapere tutto su Sibilla Bacolis e Largius, Roberto Rosiello. Ada, buonasera e buonasera a tutti. Ciao Roberto, tutto a posto? Tutto a posto, ci sentiamo dopo per la Sibilla. D'accordo. Ma non finisco qua, perché nello studio B c'è ancora chi ha seguito oggi per noi Neapolis Milazzo. Ciao Raffaele, Raffaele Bergami. Ciao Ada, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. E per coloro che non possono proprio fare a meno della sua conduzione, con noi il nostro, anzi il vostro, Mario Cacciatore. Allora, buonasera. Quella di stasera sarà un'altra puntata da ricordare, per cui darò subito il gol per lo storico centro Ester. Via con la regia. Il centro Ester nasce nel 1979 a Barra, quartiere periferico orientale di Napoli, con l'obiettivo ambizioso di offrire al proprio territorio uno spazio associativo con concrete possibilità di crescita umana e di avvincenti proposte. Il centro prende il nome dalla fondatrice madre Ester Russo e attua le proprie finalità attraverso tre settori particolari: sportivo, sanitario e socio-culturale. Stasera presentiamo quello sportivo, denominato Centro Ester SSD, grazie al quale svolgono le attività campionati oltre 4.000 praticanti in tutte le discipline, sia a livello agonistico che amatoriale e promozionale, partecipando così a numerosi campionati sotto la guida di tecnici e istruttori qualificati. Nel complesso di Barra e nel nuovo impianto di San Sebastiano al Vesuvio viene praticato il nuoto a livello agonistico, anche con la pallanuoto giovanile e il nuoto per salvamento. Inoltre viene svolta l'attività master e amatoriale a ottimo livello, il nuoto per disabili, cui la punta di diamante è la medaglia d'oro olimpica Imma Cerasuolo. L'atletica si confronta con le migliori squadre italiane, annoverando tra le sue file atleti di interesse internazionale che hanno vestito anche la maglia azzurra della nazionale. Il settore calcio ha come fiore all'occhiello un proprio vivaio annoverato tra i più qualificati della regione e partecipa a tutti i campionati giovanili. Il centro Ester prende parte con successo anche ai campionati di calcio A5. Il basket, oltre che partecipare con la prima squadra maschile al campionato federale di competenza, propone particolare cura al settore promozionale di minibasket e della scuola.
La pallavolo è il nucleo sportivo del centro. In campo femminile vanta una Coppa Europea, 3 Coppe di Lega e un titolo italiano Under 15. Costituisce perciò un punto di riferimento nazionale nella volley giovanile. Il tennis viene praticato sotto il controllo di esperti maestri federali. Il recente settore triathlon ha conseguito lusinghieri successi individuali e di squadra, collocandosi tra le migliori società del meridione. Il centro si affaccia anche nel settore dello sport di difesa grazie al taekwondo. Le attività di fitness si concretizzano in corsi di aerobica, bodybuilding, aqua gym, ginnastica per adulti e anziani, attività amatoriali, danza classica e moderna. Infine, per dare un nuovo impulso napoletano al ciclismo, è stata costituita una sezione riguardante questo sport. Centro Ester, via Vela 91, Napoli. Allora, riniziamo la nostra carrellata, iniziamo con gli ospiti. Sì, è lui. Ci è mancato da diverso tempo, finalmente sei ritornato. Non posso stare senza di te. Assolutamente. Arobei, chissà che pensa. No. Senti, allora, Roberto, devi sapere una cosa, che Roberto c'ha una persona molto cara a lui, si chiama Maria Luisa. Noi gli mandiamo un bacio. E naturalmente ci vediamo sabato prossimo con Maria Luisa. Sì, che deve fare Maria Luisa sabato? Una grande lasagnata, me l'ha promesso. Guarda Maria Luisa, già mi sto leccando i baffi io, quindi figurati, una grande lasagna. Poi mi hanno detto che sei bravissima, quindi figurati. Ragazzi, però mi raccomando, invito a nessuno, solo noi. No, l'avevo capito. No. L'avevo capito. Mi dispiace anche perché, per pochi intimi, quindi. Anche perché, modestamente a parte, ha detto no, allora c'era la zia che ha detto, ah, faccio io. Ha risposto la nonna, Maria Luisa, ha detto no, ah, faccio io. Perfetto, benissimo. Ciao, carissimo. Allora, laureato in scienze motorie. Diplomato in scienze motorie, laureato a Coverciano, sei tecnico di prima categoria, sei professore di educazione fisica e scienze motorie, appunto. È più importante, educazione fisica. Quando andavo a scuola, il professore di educazione fisica ginnastica. Non dava niente, era ginnastica. Le ragazze, se ti ricordi, le ragazze si mettevano le scarpette da ginnastica, non io se le portavano. Posso dirtelo io, cosa facevamo? Noi mettevamo le scarpette da ginnastica, le nascondevamo in una busta e le portavamo nello zaino. Poi arrivati in palestra le mettavamo. Oggi invece le scarpe da ginnastica sono più belle delle scarpe normali. Guarda un po' come cambia il mondo, Vabbè, però a scuola mia, io ho la fortuna di stare in una scuola nuova, una scuola attrezzata, i ragazzi si portano i ricambi, si fanno pure la doccia addirittura. Ma come è cambiato il tempo? Adesso le scienze motorie, come giustamente, pari dignità. Come vanno a fare l'ora? Vanno freschi e riposati, sì, pronti per fare... Ma con un quarto d'ora di ritardo, quindi il professore dell'ora successiva si arrabbia. Diciamo che con le 2 ore consecutive si può fare. Ma non credi che ci sia un orario con 2 ore consecutive di educazione fisica? Salvatore Colon, a voi in federazione quando fate la doccia? Voi sudate spesso freddo, che io sappia. No, noi non sudiamo affatto freddo. Abbiamo la giusta sensibilità, la giusta tensione per governare il calcio campano. Abbiamo rinnovato i locali, se tu ci vieni a trovare vedrai una federazione allogata in vani molto dignitosi. E quindi ovviamente abbiamo dovuto fare anche un po' di bagni nuovi e una doccetta anche ovviamente. Certo, perfettamente, certo che verrò e faremo un bel servizio, così come lo facemmo quando al Palazzo Romano, sì. Ti ricordi che andai a Roma? Alla federazione a Roma, il Palazzo Romano, no, giustamente. E guarda qua, Sergio Lacapo, Sergio lì. Ciao Mario lì. Allora. Tutto a posto? Tutto bene. Hai visto abbatti i pagliesi, quei 2 punti, si è salvato tranquillamente? No, ma stanno facendo comunque bene Mario, dai. Ti aspettavi? Squadra? Sì. Una squadra che ha perso 4-5 giocatori importanti, lo spirito era quello lì giusto di continuare a proseguire, a cercare di fare bene. Credo che alla fine insomma raggiungono una salvezza tranquilla. Certo, però si può dire una cosa, quello che è successo a Battipaglia è un mistero, un presidente che si ritira, la squadra va in mani ai tifosi,
e addirittura sta lottando, sta cercando di arrivare ai playoff, cosa assurda. Ma io adesso vorrei un collegamento con lo studio B. Antonio Izzo, Antonio! Mario. Ciao, auguri! Io ti faccio i miei migliori auguri per un tuo futuro radioso, perché dovete sapere che Antonio Izzo si è laureato in settimana. È vero, Antonio? Sì, Mario, la settimana, non in questa settimana L'altra. Appena trascorsa, la settimana precedente, infatti... sono stato anche assente. Sì, da domenica fossi assente, io lo sapevo, però per scaramanzia ci stiamo zitti, perché quanto hai avuto? 110 e lode. Bravissimo, a questo punto scatto un applauso. Ragazzi, qua abbiamo i laureati qua dentro. Ma conoscere anche la disciplina, no? In che disciplina ti sei laureato? È una disciplina che si chiama Scienze dello Spettacolo, è una laurea specialistica, quindi Mario è un po' il nostro campo, insomma. Ho capito, non mi togliere il posto qua a Telea. No, ma lui si riserva di darci tanti, tanti consigli, è vero Antonio, vero? Perché no, anche fare un po' di concorrenza. Vabbè, lasciamo stare la concorrenza, che già ce ne sta abbastanza, dai. Non avevo capito la battuta, ha detto? Fare la concorrenza, ha detto. Ah. Ho detto, ci manchi solo tu a farci concorrenza. Invece noi gli auguriamo di bypassare questo tipo di concorrenza e di andare più in alto, così non fa concorrenza. Certo, certo, gli auguriamo. Veramente, noi non abbiamo la concorrenza, ma abbiamo gli invidiosi, che è diversa la situazione. Ok, Antonio, poi ne riparliamo più là, auguri ancora, in bocca al lupo per il tuo futuro. E passiamo alla prima divisione, così come ce lo impone il regista. Per infortunio all'arbitro, sospesa Como-Taranto sull'1-1. Molti adesso diranno, come mai l'arbitro? È perché in Serie C non c'è il quarto uomo. Perché se ci fosse il quarto uomo sarebbe sostituito dal quarto uomo. Questa è la cosa. Comunque è stato un bene per il Taranto, poi dopo vi spieghiamo il perché. Sorrento e Benevento ad un passo dai playoff. Sempre fragile l'Avellino fuori casa, Vaiada. Quindi iniziamo con la Lega Pro, prima divisione, girone A. Benevento Tritium 1-0, Como Taranto rinviata sull'1-1, Foggia Carpi 1-2, Monza Lumezzane 0-1, Pisa Foligno 2-0, Provercelli Pavia 0-1, Reggiana Avellino 1-0, Sorrento Viareggio 2-0, Ternana Spal si giocherà domani alle ore 20:45. Per quanto riguarda la classifica, viene condotta dalla Ternana con 57 punti. Seguono Appaiate, Taranto e Carpi 50, Provercelli 48, Sorrento 46, Benevento 45, Lumezzane 39, Avellino 38, Pisa 37, Foggia 36, Tritium 35, Como Reggiana 31, Monza 26, Viareggio e Spal 25, Pavia 24, Foligno 17 punti. Benissimo, Ada. Ed ecco che compare Stadio Ciro Vigorito, Benevento Tritium, vedete la nostra streghetta col pallone che si è impossessato, infatti hanno vinto 1-0, contro il biscione della Tritium, perché ha il biscione come l'Inter, la Tritium. Benissimo. Allora io direi di andare a vederci subito il filmato, se c'è, pare di sì, filmato di Rai 3, la segna stampa, via con la regia. Non è stato forse il miglior Benevento della stagione, ma i tre punti conquistati al Santa Colomba contro la Tritium sono comunque fondamentali per restare agganciati al treno playoff. Serve una prodezza personale per vincere una partita che alla fine si rivela meno semplice del previsto, nonostante il divario in classifica. L'avvio è dei padroni di casa, al decimo Altinier di testa impegna Pansera, la replica degli ospiti è immediata, prima Sinato e poi Teso impegnano la difesa giallorossa. La partita a tratti è divertente, il Benevento si rivede attorno alla mezz'ora, l'attaccante Sannita ci riprova, ancora una volta però senza fortuna, da ottima posizione la conclusione è centrale. Prima dell'intervallo è ancora la Tritium a sfiorare il gol, la conclusione di sinistro di Fondrini si stampa sulla traversa. Passano meno di due minuti dall'inizio della ripresa e il Benevento trova il gol decisivo, azione personale di Pintori che salta un avversario e di destro supera Pansera. Stavolta la Tritium accusa il colpo e l'unico pericolo che riesce a creare arriva con una punizione di Bortolotto dalla distanza. La pressione degli ospiti alla ricerca del pareggio non ha esito, il Benevento si prende i tre punti e resta un solo punto dal Sorrento e venerdì nell'anticipo il derby al Partenio con l'Avellino. Allora, se non fosse stato un arbitro a rinviare la gara di Taranto, sembrerebbe fatto apposta. Perché?
praticamente il Taranto, anche, penso che si giocherà domani in contemporanea con, penso. Non credo. No. No, perché solitamente il giorno dopo si gioca quando viene rinviato per neve oppure per pioggia, ma quando c'è un fatto tecnico, come in questo caso l'infortunio all'arbitro, e quindi è stato impossibilitato a dirigere la gara, probabilmente bisogna valutare attentamente il nuovo direttore di gara, perché non credo che questo qua possa recuperare per domani. Ho capito. Secondo te ha fatto i salti di gioia i tarantini? Erano sull'1-1. Non sapevano il risultato. Come hai detto tu, situazione, infortuni all'arbitro, quindi non c'è mai da pensare a una cosa del genere. No, assolutamente no. Però così, però è chiaro, in una situazione dove è stato avvantaggiato il Taranto, sicuramente, è chiaro. Certo, comunque la Ternana, secondo me, ormai ha vinto il campionato, sei d'accordo? Sì, sì, anche se comunque il campionato sette punti di vantaggio, una partita in casa che dovrebbe essere in discesa per la Ternana, insomma, ormai è facile. Diciamo che i giochi sono quasi fatti per la prima posizione, anche se è avvincente ancora per i play-off e per i play-out al limite. Però parlavamo, se ti ricordi, l'ultima volta sono stato ospite. A proposito, abbiamo... un attimo una comunicazione tecnica, fatemi una cortesia, mantenetemi aperti i microfoni, possibilmente dei quattro, così loro possono interrompere quanto vogliono, perché si sono autodisciplinati, li conosco molto bene, possono avere i microfoni aperti. Va. Abbiamo azzeccato tutto, noi dicemmo che la Ternana era avvantaggiata anche per una situazione societaria, il Taranto sta andando avanti con dei problemi in società. E io dico sempre che nel calcio, quando ci sono problemi in società, il rendimento non è mai lo stesso che ci può stare in un momento in cui la società è più sana, è più certo, presente. Certo. Allora, Pro Vercelli oggi ha perso 48 punti, Sorrento 46. Bisognerebbe puntare proprio verso la Pro Vercelli, tutti e due, sia Benevento che adesso Sorrento, sì, per forza. Puntare e a però, superare la Pro Vercelli e quindi trovarsi tutte e due le campane nell'ambito dei play-off. Però, secondo te, che sei un attento osservatore anche della Serie C, tra Sorrento e Benevento, chi vedresti al terzo posto? Il quarto è una campana, vai, facciamolo così. Guarda Mario, il Benevento sono anni che tenta di arrivare ai play-off, quindi è più un augurio che facciamo al Benevento di riuscire a mettersi in una terza posizione. Anche se oggi sentivo radio locali che parlavano, e in poche parole tra Sorrento, Benevento e Avellino dicevano che la sorpresa è l'Avellino, perché l'Avellino dalla C2 ha fatto una squadra in C1 e con poco è riuscito, diciamo, a mettersi oggi quasi... Oggi ha perso, naturalmente, ma fuori casa l'Avellino nell'ultima partita ha fatto un punto, penso, non abbia fatto proprio niente, quindi dicevano che l'Avellino è una squadra che ha provato a fare qualcosa. L'Avellino sta troppo dietro, è così, sbaglio. Ormai l'Avellino è finito. Che? Ma che ne parlavamo già l'altra giovane, volta. Certo. Claro che ci ha provato. Dicevamo già l'altra volta che giustamente come... ribadiva lui, la Valline poi inizialmente non è partito per questo progetto. Dovevano fare la C2. Bullo disse pure che non voleva fare la squadra perché era una squadra però, che non avrebbe però fatto è niente. Chiaro che nel momento in cui ti trovi in una determinata posizione poi a sto punto te la devi giocare. Però vai a sapere che tutte le squadre non hanno soldi. Certo. A proposito di soldi, ti giunge questa voce di una grande di grossi problemi soprattutto in Serie C il prossimo anno? Sì. Sì. La Lega Nazionale Professionisti di prima e seconda divisione non vive certamente una buona vita dal punto di vista economico. Tant'è vero che come ipotesi residuale, nel caso di una massiccia non iscrizione o comunque decapitazione di società, si potrebbero ipotizzare 3 gironi per la prima divisione di 20 società cada uno e quindi eliminare di botto la seconda divisione. Perfetto. Cioè, questo aumenterebbe le promozioni dalla Serie D? No, sempre 9, ne abbiamo discusso proprio la settimana scorsa a Torino, avremmo sempre 9 promozioni perché il presidente Magalli della Lega Pro non vuole... Ah, tanto prima o poi se ne andrà via. Posso chiedere una cosa, ma se casomai dovesse succedere questa cosa, i play-off di Serie D saranno aboliti completamente? Ma perché? Che valore hanno i play-off di Serie D oggi? Ma infatti nessun valore, però visto che loro vogliono fare una Serie C appunto per ovviare alle squadre, al fallimento delle squadre, i play-off di Serie D dovranno essere aboliti di conseguenza. Ma potrebbero anche rimanere come classifica additiva in un eventuale ripescaggio, come mai, e poi qualche premio economico, qualche incentivo ben superiore comunque a 25.000 euro, secondo me,
forse oggi. Insomma, va bene, comunque piglia ricchezza e sparti povertà. Si prospetta un grande cambiamento, no? Penso. Dove? Si prospettano dei grandi cambiamenti, sì, perché, sia sul piano normativo, sia sul piano, guarda, delle iscrizioni. Perché da quello che sembra, come dicevamo prima, che adesso probabilmente le squadre o i gironi si faranno intanto valutando le situazioni economiche di coloro i quali intendono partecipare a quel campionato. Perciò si profila una decapitazione veramente massiccia, perché non ci sarà nessuna sanatoria e soprattutto non ci saranno ripescaggi se si va all'ipotesi di eliminazione della seconda ci divisione. Ci saranno tagli, non ripescaggi. No, quelli che, allora, le società che non si iscriveranno non saranno sostituite. In un regime di tagli. Ma guarda, tu sai meglio di me che solo in Italia abbiamo 77 società professionistiche di seconda fascia, che nemmeno la Germania, nemmeno la Spagna. Quindi è un'anomalia che non siamo riusciti, attraverso un accordo all'interno del Consiglio federale, a risolvere, e lo sta risolvendo il destino economico. Presidente, che cosa c'è di vero su questa eventuale proposta di obbligare le squadre di Serie A ad avere una seconda squadra di C? Ma questa è una proposta del vicepresidente Albertini della federazione, che ha studiato il calcio spagnolo ed ha visto che queste seconde squadre in pratica possono rappresentare anche una sorta di cantera, no? Termine ormai va di moda per il Barcellona, ma è diventato sinonimo di settori giovanili di grande rilievo. Però in Italia si stenda ad acquisire questo concetto, molti non lo vogliono. Come? Non c'è questa situazione, però molte società di Serie D del Nord hanno i 10 undicesimi di una squadra, giocatori presi dalla primavera di squadre di Serie A. Quindi a quel punto è una seconda squadra. Personalmente sono d'accordo sull'ipotesi. No, infatti lei a un certo punto c'è uno sbarramento, si dice massimo possono arrivare in B, non possono mai essere promossi in Serie A. C'è uno sbarramento normativo e quindi si potrebbe, appunto, invece di darli al Pavia, al Varese, oggi no, il Varese oggi milita in B, ma comunque società di seconda divisione o di prima divisione lo fanno loro. È un'idea. In Spagna funziona, io credo che funzionerebbe anche in Italia. Anche perché poi, viste le classifiche, in ogni girone ci sono squadre penalizzate, 2 punti, 4 punti, 5 punti, quindi in effetti poi le classifiche non sono veritiere. No, c'è questa situazione... Quindi incide moltissimo l'aspetto economico. Questa situazione di doping amministrativo che praticamente fa sì che le classifiche non siano quelle emerse dal campo. Chi farà la storia sarà la Salernitana, perché essendo di Lolito, Lotito, praticamente il Salerno fa da esempio. Se dovesse arrivare così in Serie B, nascerebbe poi il problema di bloccarlo, credo, o cambia proprietà. Ce la dà il figlio e finisce. Vabbè, a quel punto cambierà proprietà, perché non credo che a Salerno sia contento di arrivare sull'insediamento. E perciò vedi che non si può fare, sai? L'avvocato diceva una cosa importante, che io credo che è la migliore. Nel momento in cui fai una scelta che dà la possibilità alle squadre di essere una seconda squadra di una società di Serie A, non la devi bloccare in Serie B, sono d'accordo, non la puoi portare in Serie A. Certo, va bene. Allora... Mario, ma solo formalmente, per dirti che di fatto Lotito comanda a Salerno, ma dal punto di vista federale la società appartiene a Marco Mezzarome, all'ex ministro Carfagna. Allora non parliamo di voi, perché questa è un'eresia. Io ho detto formalmente. Formalmente. Perché tutti sanno che è di Lotito. Ok. Che dobbiamo andare in onda adesso? Posso dire un messaggino? No, dopo. Dai. Uno piccolo. Grazie a Mario Cacciatori riusciamo a vedere e seguire il nostro amato Benevento e tutto il calcio campano. Grazie di esistere, un bacio alla mitica Ada, bye Vincenzo da Cervia di Ravenna. Va bene, il nostro telespettatore assiduo. Ciao, bellissima Ravenna, bellissima la Cervia. La costa adriatica è bellissima. Adesso per la regia... Cosa? Peccato che manchi il mare. Però loro ci sanno fare, nonostante il mare, vedi quanta gente ci va. Noi abbiamo il mare e non viene nessuno. Sono ben organizzati. Purtroppo. E invece per la regia, andiamo in onda, che cosa? Pizzico di pubblicità. Napoli, go, go, go. Napoli, go, go, go.
Sei pensionato e hai bisogno di un prestito? Chiama gratis all'800 001 955. Prestiti su misura a pensionati, anche protestati e cattivi pagatori, fino a 50.000 euro e fino a 90 anni. Telefona subito per saperne di più. 800 001 955. Per poter dire ancora, io posso! Una elegante e prestigiosa struttura, completamente immersa nel verde dell'incantevole Valle Caudina. Villa Verde Eventi è la cornice ideale per i tuoi momenti più belli. Un luogo suggestivo per un matrimonio da sogno. Le sale, luminose ed eleganti, con un servizio esperto e di classe, consentono di ospitare fino a 200 persone. Le raffinate tavole rivestite di prezioso tessuto, pregiati dettagli, preziosi cristalli e finissime porcellane fanno di Villa Verde Eventi la location ideale per tutte quelle cerimonie dove il piacere degli occhi e dello spirito si coniuga perfettamente con quello del palato. Villa Verde Eventi è a Luzzano di Moiano, in via San Giacomo. Telefono 0823 71 38 76. www.villaverdemoiano.it. Quando la bellezza di una donna viene esaltata nel suo essere, centro estetico, relax e benessere. Qualsiasi trattamento adatto a te. Massaggio relax su lettino bismara, con oli, fanghi, argilla. Massaggio al cioccolato con pennelli e a quattro mani. Slim up, cavitazione, pressoterapia. Massaggi linfodrenanti, rassodanti e anticellulite. Stone massage, manicure, pedicure, bagno turco, doccia emozionale, solarium e tanto altro che solo venendoci a trovare potrai scoprire. Siamo a Napoli, Colli Aminei, via delle Porcellane 30. Infoline 081 743 4471. Cercaci su Facebook. Relax e benessere. What's wrong with me? Why do I feel like this?